gioco del cavolo, stasera lo finiamo. Lo finiamo. Non dice mica ai ragazzi di YouTube che ci abbiamo messo due live per farlo. No, non glielo diremo, non glielo diremo. Mortacci tua, brutto st... Signori, benvenuti in questo nuovo video. Qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e dato che avete raggiunto i 5.999 like sotto al vecchio video di Mario.exe, avete appena sbloccato la possibilità per l'idraulico Luigi di prendersi la sua vendetta contro suo fratello. Perché oggi andremo a giocare a Luigi.exe, quello che dovrebbe essere il gioco horror dove Luigi si prende appunto la vendetta nei confronti di Mario. Vi ricordo in questo momento di premere sul pulsante iscriviti. Ricordatevi che il sogno dell'ingegnere è nelle vostre mani. Il nostro obiettivo sono i 100.000 iscritti e speriamo di raggiungerlo entro la fine di quest'anno. 3, 2, 1... Toolate.exe, a.k.a. Luigi.exe. Andiamo! Ciao! Super Mario Bros. 3. Senza audio? Sta cadendo però il cappello di Luigi. E Mario è triste? Ma scusa Mario, ma sei tu che l'hai ucciso l'altra volta? E per quale motivo dovresti essere triste? Perché tuo fratello se n'è andato? Mi dispiace Mario. Ehi? Vabbè, ragazzi, ero in mood horror, mi sono preso paura, cioè anche per la monetina, scusate. Allora, dove devo andare? Livello 1. Andiamo! Mi manchi fratello. Si è pentito di aver ucciso suo fratello, Mario? Ma siamo tornati indietro o sbaglio? Questo non mi pare il Mario, quello vecchio. Cioè, è uno dei... Boh, che Mario è questo? Vabbè, andiamo. Funziona! No, vabbè, ragazzi. Il funghetto piangeva. No, poverino. Questo non possiamo prenderlo. Scusate, ma come... come ci arrivo lì a prendere quelle monete? Come fa uno a prendere quelle monete? Per adesso sembra un normalissimo gioco di Mario. Però non vorrei mai che... Insomma, figuriamoci. L'ultima volta siamo rimasti molto scottati dopo aver detto questa frase, eh. È normale sta cosa? Ragazzi, Io non riesco a continuare. No, Mario, ma eri posseduto, non è colpa tua. Nel vecchio episodio eri posseduto. Mario, no. Luigi da fuori campo? Ragazzi? Lo ha chiamato. Oddio. È lui! Luigi, sei tu? Brividi? Sì, Mario. Oh. Sono... No, ti prego, Luigi! No, ti prego! Tu! Caro fratello! Questo gioco è appena cominciato! E oserei dire in un modo... Ragazzi? Oh! Ragazzi? È tempo di andare al prossimo livello. Oh mio Dio, che figata! Certo, è un po' creepy, però è comunque una gran figata. Pare che Luigi sia molto arrabbiato, Mario. Stiamo cadendo nell'oblio. Tipo all'infinito. Siamo caduti di sotto. Oddio, che figata! Ok, livello 1, ragazzi. Chi era? Era tuo fratello, Mario. Ok. Oddio. Un sacco di monete, ragazzi. 3 monetine! Diventiamo ricchi per nostro fratello. Cos'è questo? No, sono i gusci!
Questi una volta erano dei nemici di Mario, ma qualcuno li ha spiattellati. Sono dietro! No! Dai, ma mi sono preso paura. Credo che sia un livello a tempo, perché mio fratello non è ancora... è lì, però non so. Cioè, ogni tanto compare, ma... Ah, se lo guardate sparisce, tipo. Sì, se lo guardate sparisce. Ok, quindi dobbiamo guardarlo per evitare che ci ammazzi. Ogni tanto dobbiamo girarci e guardarlo, perché sennò ci accoltella. Pare. Mi ricorda molto quello che dovevamo fare con... Cos'è sta roba? Ha ucciso un sacco di gente, ragazzi. Ha ucciso un botto di gente. Allora, guardate che prova ad ammazzarci di continuo. No! La nostra teoria sul fatto che se venivamo stabbati morivamo è corretta. Quindi sì, dobbiamo guardare indietro. Questa non conta. Voglio tre vite, raga. Oh cielo. Va, vai a quel paese, vai a quel paese, va a cagare, va, lo sapevo che non dovevo morire, va a cagare. Che due palle. Perché, oltretutto è anche abbastanza sfocato il gioco, quindi non è neanche facile capire se c'è un buco oppure no. Però abbiamo il potere dell'ingegneria da noi, ragazzi, possiamo farcela. Dobbiamo farcela, soprattutto se a ogni livello... Speriamo che ogni livello mi ridia le vite, effettivamente, perché se non mi ridia le vite sono fottuto, ragazzi. Mi farò uccidere da te, Luigi! Ti bugga sempre negli angolini sto Mario del cavolo, ok. Ottimo. Ottimo. Ottimo, qui sotto non devo andare. Una macchina insanguinata, ragazzi. Siamo in un nuovo punto, qui non ci eravamo mai arrivati. Guardate che prova a ammazzarmi. Tutte le volte. Bastardi, lo fanno... Ho imparato l'algoritmo, ragazzi. Appare quando cerchiamo di saltare o quando rimaniamo fermi per troppo tempo. Perché lo fanno... Vedete, quando saltate appare dietro quel bastardo. Dopo 3 secondi, se saltate. Guardate. No, non ho capito una ceppa. Appare random. Dobbiamo andare avanti cauti. In ogni momento può ucciderci. Pugnalandoci alla schiena. Oddio. No. No. Ragazzi, questo gameplay è più innovativo di molti giochi del 2022. Addirittura ha ucciso le rocce. Come, Luigi, come hai fatto ad ammazzare le rocce? Perdonami. Come fai a uccidere una roccia, Luigi? È una roccia. Mario, non ti fare impressionare da Luigi. Puoi farcela? Madonna. Lo stiamo masterando. Fanculo le monete. Stiamo sempre in basso. No. Oddio, l'ho sentito la lama nel culo. L'ho sentita. Sì. Ok. You got a... Una stella che piange insanguinata. Ragazzi, ce l'abbiamo. Mamma mia, ragazzi, è troppo ansia. Congratulazioni, fratello. Dai! Ma non è ancora finita. Creepy, da far schifo. Andiamo avanti. No, ragazzi, non mi ha ridato le vite. Ho ancora 2 vite. Mi fa paura. Anche a me fa paura, Mario. Mario ti vuole ammazzare, non le vite. No, ragazzi, ho le stesse vite. Adesso addirittura con la fiaccola. Cos'è sta cosa? No, ma cos'è? Ma cos'è? No, ma che... No, ragazzi, ma che è sta... Ragazzi, cos'è sta roba? Cos'è la meccanica modella... Cosa devo fare con la fiaccola? Devo stare alla luce? Cosa devo fare? Dove diavolo sono? Devo stare dietro alle rocce. Non devo farmi vedere da lui, devo sfruttare le rocce, ho capito. Ha ucciso anche le piante carnivore, ragazzi. Comunque è vero, sto gioco ha più meccaniche di moltissimi giochi del 2021 e 22. E probabilmente anche dell'anno prossimo. Vai via! Dai, vieni, vattene! No, ragazzi, sto finendo il fuoco. Ma come fa una sapere se ci sono dei buchi? No, ragazzi... Come fa a sapere? No, da... Oh, Gesù, sì. Come fa uno a sapere se ci sono dei... Dei buchi? Come lo capisce uno se ci sono dei buchi, ragazzi? Come lo capisce uno? Dai, ma che palle. Sto finendo... Ah, devo toccare la... La fiaccola è per te... Ragazzi, mamma mia, quante meccaniche in questo gioco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. Altro fuoco, ragazzi, il fuoco ci serve per andare nell'oscurità. Oddio, guardate anche quanti funghi muoiono. Devo andare avanti.
Ma scusate, questo pezzo come lo supero? No! No, 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 adesso lo fa, lo fa, lo fa! Lo fa! Lo fa! Lo fa! Ma lo fa randomicamente? Stiamo apprendendo, ragazzi. Stiamo apprendendo. Santo. Sì, devo fare un long jump, ragazzi, sicuro. Va a cagare, Luigi. Ma scusate, ma come cazzo lo faccio questo pezzo? Scherzi a parte, come diavolo si fa quel pezzo lì? Ok, ottimo. Nuota, Mario! Ok, buono, 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 ragazzi, possiamo farcela. Concentrazione. Mario nuota, bravissimo Mario. Non farti prendere paura da Luigi, puoi farcela. Puoi farcela, Mario! Però bisogna stare un attimo attenti. Ok. Ok, non abbiamo fuoco, ma abbiamo il cuore dell'Enfire Family. Possiamo farcela? Sì, ok, buono. Ma mi prendi per il culo? Sono vivo o sono morto, secondo voi? Perché sinceramente... Calma. Bisogna tuffarsi. Sì, ma scusa, perdo... Come diavolo mi salvavo lì? Quando scommettete che se ora cerco di saltare si bugga? È buggato. Stiamo cercando di finire un gioco buggato. Impossibile. Cioè, se fosse giocabile, vabbè. Ma cavolo, ho perso una marea di vite nel livello 2 perché mi sono buttato nell'acqua e non partivano i salti. Si sentiva il rumore del salto e Mario si buggava. Le hitbox dei quadrati sono scazzate. Cioè, più di così, ragazzi, non so cosa fare. Mannaggia gli sviluppatori. Pace all'anima vostra, per carità, però... So quanto ci vuole fare un gioco. Lo so, l'ho fatto un gioco, l'ho prodotto anch'io da 0 a 10. Ma il mio non era così fottutamente, schifosamente buggato. Ok. La luce e il fuoco! Ok. No. Oh mio Dio, è stata la cosa più... Oh! Oh! Dammi la vita, ti prego! Sì! Sì, 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 ti prego! Sì, ti prego, dammi la... Ti prego, per favore, dammi una vita! Me l'ha data? Sì, me l'ha data! Oddio, sì, sì, sì! Grazie, grazie! Sto andando adesso.
Ma quanti livelli sono? No, ragazzi, no. No, ragazzi. Non voglio continuare con questa cosa. Neanche io, Mario, neanche... Che cazzo è? Ma cos'è? Allora, ragazzi, calma. Ragazzi, c'è un bozzolo che respira sul terreno. Io ci sto lontano. C'è anche un cartello warning Luigi, direi che... Ok, immagino che se tocchiamo questi cosi veniamo uccisi. E scusate ragazzi, ma non voglio toccarli. Cioè, abbiamo due vite. Questo gioco è fottutamente difficile. Mi serve questo jump, ragazzi. Andiamo. Ok, buono, buono. Allora, gli sviluppatori, ragazzi, cercano di fotterci. E metteranno un salto in cui finiremo palesemente su una di quelle schifosissime pustole. Esatto, tipo questo qua. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, e saltare solo nel momento in cui siamo sicuri di passare di là. Attenti ai salti. Oddio, eccone un altro. Ragazzi, mi dispiace, ma non... Vi metterò un video in cui vi farò vedere che succede quando muoio lì. Però devo stare attento. Ecco, guardate. Ce n'è un altro, ragazzi, ce n'è un altro. Ok, Mario, puoi farcela, Mario. Credi in te stesso. Non farti prendere paura da questa musica. Porca la... No! No, era andato così bene! Era andato così bene! Va bene, dai, possiamo ancora farcela. Devo stare attenti qua. Qui è difficile, ragazzi. Qua è veramente difficile. Ma dovete essere degli sniper, comunque, eh? No! L'ho scambiato per un laghetto! Non ti buggare, ti prego. Sì. Come fa uno i calcoli se non vede dove deve cadere, porca vacca? Come faccio a capirla, sta roba? Come faccio? Come diavolo faccio a capire dove diavolo sto cadendo se non vedo i miei piedi, porca vacca? Come diavolo faccio a capire dove devo cadere, oltretutto se il cazzo di background è in movimento? Non serve a niente, ragazzi, l'allenamento. Va tutto a culo, va. O a memoria muscolare, immagino. Scappiamo da questo luogo. Il prima possibile. No! Guarda che figli di puttana! No, ragazzi, è l'infamata più infame che abbia mai visto nella... Cioè, no, è qualcosa... È imbarazzante quanto è infame sta roba. È imbarazzante quanto è infame questa merda. Il grado di infamia messo in sta roba è imbarazzante. È imbarazzante. Perché pattini? Ragazzi, pattina. Cioè, non... Pattina. Questo è veramente il più bastardo e infame. Sono coglione, ragazzi. ...97 monete, me ne mancano 3 per una vita, ragazzi. Ora ho 30 secondi per finire il livello, se no ho perso. Quindi forse è meglio se mi sbrigo. 17, 16... 14, 13... Devo andare, ragazzi. Oh mio Dio! Cavolo!
Morgoth. Perché l'hai fatto, fratello? Ma vattene via! Ti... Qualcuno dovrà pagare per questo. Oh, cielo santo. Oh, cielo santo, ragazzi, livello... Voi non vi immaginate quanto abbiamo sudato. Allora, calmi. Calmi. Voglio solo che questo finisca. Cosa sono? Gli specchi. Ok. Questo cercare di ammazzarmi guardami dallo specchio. Va bene. Ragazzi, dobbiamo evitare gli specchi. E come cacchio lo evito quello? Come lo evito questo? Ah, saltando! Sì, perfetto, perfetto, perfetto. Dai, dai, dai. Ok. Salta... No, 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 no. No! Ma c'è ragazzi, c'è ragazzi, c'è ragazzi. Sorry, ma quella non me la prendo. Merda, mi sono cagato in mano. Olu affab olu affab olu affab. Vaffanculo. Che palle, che palle, che palle. Oh mio Dio. Non ci credo. Che cos'è questo posto? Oh mio Dio, ragazzi, non ci credo. C'era davvero un tunnel entrabile. Ti prego, dammi delle vite. Questo cambia tutto, ragazzi. Questo cambia tutto. Cos'è sto coso? Posso parlargli? Luigi non si meritava di morire? Oh mio Dio. Oh mio Dio. E questo? Mi dispiace ciò che è avvenuto tra te e Luigi. Oh mio Dio, ma è un intero livello segreto nascosto. Luckily, he still hasn't found us, my dedicated bro. Fortunatamente non ci ha ancora trovati. Mi si stanno nascondendo tutti da Luigi, in poche parole. Perché lo hiciste marito, Luigi confiava in te. Questo è spagnolo. E questo? Credo di essere nel gioco sbagliato. Mamma mia, ragazzi. Ok, abbiamo finito.
Quindi questo era un livello segreto, che oltretutto ci termina il livello dei buboni. Che roba astrusa e malata, ragazzi, sto gioco. Questo è facile. Adesso arriva quello stronzo, ragazzi, dobbiamo fermarci. Allora, nel... Esatto, qua, e poi farlo alto in questo modo, e correre. Ok, l'abbiamo passato, ragazzi, non siamo mai arrivati a questo punto. Quelli li lascia lì. Sì! Ok, mi sa che siamo all'ultimo livello, ragazzi. Sbrigati, fratello. Non vogliamo che nulla accada alla principessa. Ok. Perfetto. Mi fa tornare indietro, controlliamo un attimo. Non mi fa più tornare indietro, ragazzi, mi fa più tornare indietro. Siamo all'ultimo livello, ragazzi, siamo all'ultimo livello. Ragazzi, siamo all'ultimo livello. È la fine, fratello. Mamma mia, ragazzi, siamo all'ultimo livello. Mi stai prendendo in giro? Dopo due intere live, il... No, no. Mi rifiuto di crederlo. No. No, ragazzi, no. No, non ci posso. Ragazzi, ho solo una vita, però. Vuoi avere una vita? Rifiutiamo questa volta. Hai sprecato la tua chance. Ma guarda, caro. Rifiutiamo. Abbiamo rifiutato, ragazzi. Perché non mi ha ammazzato? Va bene, non facciamoci domande. Non mi faccio domande. Boss finale, ragazzi. Andiamo. Ok. Ragazzi, è buggato. Oh, è la seconda volta che lo faccio. Allora, o abbiamo una versione del gioco rotta, ma l'ho scaricato dallo stesso punto in cui l'ho scaricato. No, l'ho scaricato da quello originale, ragazzi. Credo proprio che non possa essere finito. Allora, vediamo nel full game che succede. Nel... Sta per finire. Oh cielo. Oh cielo. Cavolo, la parte più bella, quella finale. Mamma mia. Oddio, guardate le vite. È tutto buggato, ragazzi. Tutte le vite buggate. Oddio. Ma? Quanti creepy! Ma poi quanti sono? Cosa sono dei cloni? No! Ci ha colpito! Ti ricordi questo posto? No. Ah, è quello di Mario! Ti ricordi cosa è successo? Io mi ricordo. E ora... Ne pagherai le conseguenze. Mi dispiace, fratello. No, gli ha chiesto scusa. Troppo tardi per chiedere scusa. E tu? Troppo tardi per salvarlo. Ragazzi, mi dispiace che non siamo riusciti a vedere il finale, però abbiamo raggiunto l'ultimo livello N volte e si era sempre buggato. Ci mancava giusto l'ending, quindi ce l'abbiamo appiccicata. È stato un viaggio veramente allucinante. L'intero gioco ci è durato per più di 5 ore e mezza intera di live.
sofferto, molto bello, ma veramente troppo difficile. Pieno di segreti, molto carino, ci siamo divertiti a scoprirli, quindi un bel like, secondo me, ben meritato. 100.000 iscritti a fine anno, si spera. Ok, ragazzuoli, io vi saluto con il sorriso, siamo riusciti a completarlo. Per un pochino, basta Mario, perché Mario mi ha realmente rotto i coglioni.